giorni in cui ti chiedi dove arrivi, se ti siedi. Un fottio di idee ti assale tanto da non farcela restare in piedi. Un ronzio all'orecchio che ti chiede ma dove credi di arrivare. Sei solo capace di sprecare il fiato, molla subito se non ti senti in grado di estendere in prospettiva tale dote descrittiva generata solo ed esclusivamente da una mente puramente creativa. Solo aspirazione nella vita, in tutto ciò che faccio essere il più possibile propositiva, senza sbagliare per la trionfalità della diva. Ciò che importa è sentirsi viva e non fine a se stessi. Niente di più bello che trovarsi con gli amici e ridere come fessi, che ne diresti? Ho imparato a non alzare lo sguardo troppo oltre, a non oltrepassare l'orizzonte del breve periodo, a vivere ogni giorno come fosse l'ultimo, a fare della vita una ricerca senza fine. Ho imparato a non alzare lo sguardo troppo oltre, a non oltrepassare l'orizzonte del breve periodo, a vivere ogni giorno come fosse l'ultimo, a fare della vita una ricerca a senso unico. Vorrei racchiudere queste emozioni che si attaccano null'altra, che non placano il mio cuore indaffarato e stanco di doversi porre come mediatore tra le mille spinte che sussultano. È un accerchiamento a tutto tondo da ogni dove sferrano l'attacco, incuranti di quello che provoca la sferzante sfida, non si sa dove sconfina. Speri un giorno di vedermi con la testa china. Non voglio mai sentirmi ribadire in mente che la vita non mi ha dato niente. Poche le certezze sono quelle che anche gli sconosciuti riscontrano quando mi conoscono. Ho imparato a non alzare lo sguardo troppo oltre, a non oltrepassare l'orizzonte del breve periodo, a vivere ogni giorno come fosse l'ultimo, a fare della vita una ricerca a senso unico. Ho imparato a non alzare lo sguardo troppo oltre, a non oltrepassare l'orizzonte del breve periodo, a vivere ogni giorno come fosse l'ultimo, a fare della vita una ricerca a senso unico. Se vuoi di me un'idea e non osi chiedermelo, chiedi a quelli che mi conoscono. Sarà curioso riscontrare come tanto quelli che mi odiano quanto quelli che mi amano concordano nel definirmi a dir poco rara, per farla breve e unica. E se vuoi un motivo che possa convincerti, non devi far altro che farti avanti e chiederlo. Ti anticipo che sarà piacevole scoprirlo. Devo ammetterlo che molti mi reputano un caso patologico. Se vuoi un consiglio spassionato, non cercar la logica nei miei ragionamenti, per niente stabili, ma non per questo contestabili, più che mai contestualizzabili in una come me che non sta attraversando periodi facili, alternandosi tra sorrisi e pianti, tra ore di studio e serate party. Ho imparato a non alzare lo sguardo troppo oltre, a non oltrepassare l'orizzonte del breve periodo, a vivere ogni giorno come fosse l'ultimo, a fare della vita una ricerca senso unico. Ho imparato a non alzare lo sguardo troppo oltre, a non oltrepassare l'orizzonte del breve periodo, a vivere ogni giorno come fosse l'ultimo, a fare della vita una ricerca senso unico.